Stiamo assistendo a un qualcosa di particolare, no? Soprattutto dopo il Covid, un'esplosione di casi, non so, di disturbi del comportamento alimentare, di disagio psicologico. Ma le neuroscienze ci danno un'altra spiegazione che secondo me è molto più valida. Non dobbiamo dimenticare che i neuroni della razionalità arrivano a maturazione a 20 anni. E prima invece il cervello, soprattutto il cervello antico, influenza moltissimo ed è la sede delle emozioni. Loro vivono sballottati dalle emozioni. Ma questi ragazzi di oggi, oltre ad avere delle famiglie disastrate, dicevano chiaramente, no? Al di fuori di ogni. Una volta quando c'era la tradizione, si sapeva come si faceva una famiglia, questa stava in piedi. Una volta c'era la povertà e con la povertà c'è anche la virtù. Che non è mai figlia di una scelta, è figlia di una necessità, la virtù. Se si è poveri bisogna essere morigerati. Adesso però è subentrata questa cosa qua, che loro cominciano a prendere col digitale, a giocherellare intorno ai 6-7 anni, no? E cosa succede? Che tu perdi un'infinità di capacità. Prima non sai più scrivere, una bella scrittura una volta si faceva, invece è molto importante. La scrittura attiva dei neuroni che nessun'altra, se non muovi la mano non succede, non si aprono. E questo già lo diceva Kant a suo tempo, diceva che la mano è il cervello esterno dell'uomo. Poi c'è questo sviluppo dell'apparato emotivo perché tu hai a che fare con una struttura, con una visione, guardi, no? Oggi quello che sanno i giovani non è perché l'hanno letto, ma perché l'hanno sentito, l'hanno visto. E quindi loro si trovano a sviluppare una sorta di intelligenza simultanea, come quando io guardo un quadro, non ho bisogno di andare alla destra, a sinistra, e via di seguito. Pom, colpo d'occhio, punto. Cosa succede però? Che non leggendo più, e i ragazzi non leggono, succede che io disabituo il mio cervello a tradurre dei segni grafici in immagini, perché l'immagine ce l'ho lì davanti, perché deve fare un lavoro lui? Se io leggo la parola cane, Cane, il mio cervello da quei segni grafici deve costruire un'immagine. E questo non succede più. Quindi dovremmo allontanarli dai cellulari, dai social. No, non si può più. A me hanno chiesto, una volta che ho accompagnato mio nipotino a scuola, una signora mi ha riconosciuto e mi ha detto, professore, mio figlio fa la quarta elementare e vuole uno smartphone. E io glielo dia. Ma perché dice così? Perché se no non è che lo priva di un mezzo di uno strumento tecnico. Lo priva della socializzazione. Quello che la gente non pensa, e qui veramente divento feroce, perché pensa ancora che la tecnica sia uno strumento nelle mani dell'uomo, ma da quando in qua? La tecnica è già diventata il soggetto della storia, e tu sei diventato un funzionario dell'apparato tecnico. È la tecnica che ha deciso come si deve comunicare oggi, attraverso queste belle macchinette, che giustamente si chiamano cellulari, come si chiamano, le carrozze che portano via i detenuti, no? Però volevo dirle, e allora che fine dobbiamo aspettarci? Nichilismo duro e puro. Insomma, quando io mi trovo di fronte a 400 suicidi in età scolare, questa non è una novità perché già Freud nel 1909 nella lettera ginnasiale aveva scritto che la scuola deve fare qualcosa di meglio che indurre i giovani al suicidio, quindi, no. Ma soprattutto i ragazzi non hanno il futuro, è inutile fare discorsi. Io ho incominciato a insegnare filosofia in un liceo, primo, secondo e terzo liceo classico, un anno prima di laurearmi, quando facevo il quarto anno, perché non c'erano professori di filosofia. E io ho fatto una supplenza di una professoressa di filosofia che è andata per gravidanza difficile. E allora cosa succede? Il futuro era lì ad aspettarmi. Ma se il futuro non è lì, non lo vedi, è imprevedibile, non retroagisce come motivazione. Perché devo lavorare, perché devo studiare, perché darmi da fare e al limite perché devo stare al mondo.